Mister Rovellini, i nuovi acquisti si sono fatti subito sentire, grande prova di carattere e di qualità del Legnano, campionato riaperto, e meglio di così oggi non si poteva fare forse. Sì, sicuramente. Io penso che abbiamo anche meritato questa vittoria perché Legnano, che non siamo partiti molto bene. Onestamente, il primo tempo eravamo un po' troppo preoccupati di mantenere le posizioni. È anche comprensibile perché abbiamo fatto 15 giorni con la sosta. Un po' di movimento c'è stato, sono arrivati dei giocatori importanti e nuovi, diventa anche difficile amalgamare subito il tutto. Però i ragazzi sono stati bravissimi, nel secondo tempo ci siamo ricompattati ancora meglio, abbiamo cercato di giocare di più, abbiamo dimostrato quello che sappiamo fare, abbiamo vinto meritatamente perché io, per quello che mi ricordo, loro hanno fatto un primo tempo, una palla gol al primo tempo e la seconda. Però è giusto anche fare i complimenti al Buffi 81 perché secondo me è una buona squadra, ha dimostrato di essere un'ottima squadra, è venuta a Legnano a giocare la partita. Con dei buoni giocatori, con un allenatore che secondo me è anche molto valido a livello tattico e come proprio come allenatore, però io penso che Legnano abbia meritato oggi di vincere. Come mai la scelta di Crea fuori, che poi quando è entrato in campo ha fatto effettivamente la differenza? Perché volevo mettere, sapevo che ovviamente Crea è un giocatore importante per noi, però sappiamo che è il giocatore che tra le linee può saltare l'uomo, prendere palla, si fa fallo, punta e riesce anche ad avere la possibilità di smarcare le nostre punte. È stata una scelta iniziale perché avevo detto a Provaldo di andare su Casoratti inizialmente. Dunque, è stata fatta questa scelta, però ero sicuro, ma veramente sicuro, che Simone anche in corso avrebbe creato e avrebbe fatto la differenza. Questo l'ha fatto, perciò devo fargli un complimento sicuramente a lui e a tutta la squadra perché c'è stata un'unione importante oggi con quelli nuovi nella lotta, nel sacrificio, perché sicuramente non è stata una partita facile. Poi abbiamo avuto così, abbiamo fatto il 2-0 e abbiamo preso subito gol. E lì dobbiamo stare più attenti perché ci siamo schiacciati un po' troppo, ecco. Però era normale, ci tenevamo tanto a vincere questa partita perché era determinante e importante per il proseguo del campionato. E ovviamente, come si suol dire nel tennis, sul 2-0 ci è venuto un po' il braccino corto. Con il fatto che comunque devi fare scelte importanti al di là di Crea, comunque, visto la panchina è migliorata molto nelle due che ha Sì, portato sul sì. mercato, ti chiedo con Panigala com'è andata? Nel senso che lui è uscito un po' così, abbiamo visto. Panigale è uscito arrabbiato e mi fa piacere che sia uscito arrabbiato.